L'attuale Armata Italiana, inizialmente nota come Brigata Italiana, nacque nel lontano ottobre 2011 dall'unione degli unici due reggimenti connazionali esistenti all'epoca, il 150° e il 9° Savoia, per l'allora MOD Mountain Musket. Da allora vennero create compagnie ausiliarie di artiglieria e schermagliatori e il numero di membri andò increscendo, fino a che le compagnie furono ufficializzate e trasformate in veri e propri reggimenti alla fine del 2011. Sin dalla nascita dell'Armata vennero organizzati eventi europei ed internazionali e l'Armata ebbe, da tuttora, modo di dare filo da torcere a parecchi altri reggimenti. Nel maggio 2012, con circa 100 membri all'attivo, fu istituita una riorganizzazione in cui si decise di creare quattro nuovi reggimenti principali: il 10° Reggimento Fanteria di Linea, i Real Carabinieri Italiani, i Cacciatori della Guardia e il 5° Reggimento Artiglieria. Vennero quindi nominati nuovi ufficiali e lasciata libera scelta ai membri di unirsi ai nuovi reggimenti. Fuoco! Dragoni in avvicinamento! Pronti! Fermi in posizione! Rimanete in posizione! Ricordate il vostro onore, soldati! Resistete! Il 10° Reggimento Fanteria di Linea ricopre un compito di vitale importanza nelle line battle, offrendo supporto alle unità di schermagliatori ed artiglierie. Esso è la testa di ponte dell'intera armata, in quanto rappresenta l'unità di fanteria primaria. Puntare! Fuoco! Impavidi patrioti! Cavalleria! Attenti! I Real Carabinieri Italiani erano inizialmente distaccati dall'Armata Italiana, nati per essere un'unità di fanteria versatile e capace di affrontare il nemico in diverse situazioni. Carica! Urrà! Urrà! Attendete il comando! Urrà! 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 Secondo reggimento di fanteria di linea, dopo il 10°, i carabinieri ricoprono anche il ruolo di cavalleria pesante. Fuoco! Virtù e valore indomiti! Muoversi, muoversi, muoversi! Schermagliatori, in allerta! Specializzati nei tiri a lunga gittata, i cacciatori della Guardia Reale coprono il ruolo di schermagliatori. La loro principale occupazione è di impegnare a distanza la fanteria e l'artiglieria nemica, utilizzando la loro velocità per aggirare i reggimenti. La schermaglia! Adesso! Fatemi vedere come si combatte! Separati! Linea doppia! Fuoco a volontà! Schermagliatori! Muoversi! L'onore del reggimento! Il 5° Reggimento Artiglieria Alpina ricopre il ruolo di artiglieria e reparto genieri. Questo reggimento utilizza cannoni a media gittata e obici per bombardare di proiettili i reggimenti d'artiglieria avversari. Inoltre è molto efficace anche contro la cavalleria. Caricare! Cannoni? Gli rido in faccia! Chiunque lascerà il suo posto verrà fucilato all'istante! Fuoco! Carica! Forza, forza! Carica! Hurrah!
Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padr mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003. E van fra queste contadine, e cameriere cittadine, e van contesse baronesse, marchesane principesse, e van dogli grado, dogli forma, dogli età. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, sono già 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, vacontesse, baronesse, marchesane, principesse, e vandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni età.